Nonostante le contraddizioni evidenti della società americana, gli Stati Uniti continuano a rappresentare, tra le altre cose, la terra delle opportunità per le centinaia di migliaia di immigrati che ogni anno entrano, regolarmente o irregolarmente, in questo grande paese, costituendone anche la linfa vitale che lo aiuta a progredire. Lo si nota anche a Washington, città che meno di altre mette in mostra il melting pot che caratterizza la società americana, chiusa com'è nei palazzi della politica e della finanza. Ma Washington è anche la città in cui alcuni italiani, in particolare alcuni pugliesi, hanno potuto far valere il loro talento e la loro preparazione operando in settori importanti dell'economia statunitense oppure lavorando presso prestigiosi organismi internazionali che qui a Washington hanno la loro sede. Empedocle Maffia è partito dalla Puglia molti anni fa, giovane, pieno di ideali, inseguendo il sogno della grande frontiera kennediana. Lo incontriamo oggi nel palazzo di vetro della Banca Mondiale dove lavora. La prima volta ho lasciato Bari per andare a Roma a lavorare al Censis, che allora cominciava a studiare l'evoluzione della società italiana. E poi nel 68 c'è stata una splendida occasione, la campagna elettorale di Bob Kennedy, per essere coinvolto nel processo politico. Poi dopo 40 giorni Bob Kennedy fu affascinato, per cui io presi una borsa di studi da Fulbright e cominciai a studiare gli Stati Uniti. Tornai nel 69 perché era stato eletto Nixon e io non sopportavo, avevo 24 anni, l'idea che il nemico storico di Bob Kennedy fosse presidente. Sono tornato in Italia e lì ho cominciato la mia avventura nel giornalismo in Rai, prima in televisione e poi in radio. Tu hai collaborato anche per molti anni con la Gazzetta del Mezzogiorno. Ho avuto il piacere di scrivere molte opinioni sulla Gazzetta del Mezzogiorno quando era direttore Giuseppe Giacovazzo. Ovviamente la Gazzetta del Mezzogiorno è il giornale che riempie l'inizio della mia vita di lettore. I sogni di libertà di Empedocle Maffia sono rimasti intatti. Invece di raccontarli da giornalista, ora cerca di contribuire a realizzarli da assistente del direttore per l'area mediterranea della Banca Mondiale. In queste vetrate si sta tentando di realizzare un sogno e un miracolo, di sradicare la povertà dalla faccia dell'umanità, dove 2,5 milioni di persone vivono con meno di $1 al giorno. E la cosa drammatica è che quando lavori da dentro ti accorgi quanto poco ci vuole per venire a capo di problemi che sembrano impossibili. Guarda, questa è una statua che forse da sola serve a raccontare la storia della Banca Mondiale. Qui c'è un bambino cieco che porta con un bastone un suo parente più grande, cieco anch'esso, su un lago africano. Una trentina d'anni fa, in questa zona dell'Africa, si scoprì che da 300 anni il 70% dei bambini intorno a 6 anni veniva colpito da cecità. Era una maledizione che sembrava biblica. La Banca Mondiale, con un progetto irrisorio, costò meno di $100,000, scoprì che c'era un virus, bonificò l'acqua di quel fiume e da allora il fenomeno è scomparso. Che cosa ti manca della Puglia? Beh, mi manca la mia famiglia di origine e mi mancano le pietre che, come dice Pavese, quando le riconosci, quella è la tua terra. Io sento la Puglia, al pari di Napoli, dove sono nato, dicevo, come la mia terra. Mi manca il mare, mi mancano alcuni cibi particolari, però io in Puglia ci torno, ci porto mio figlio, ci porto mia figlia, perché credo che le radici, ovunque tu vada a giocarti la tua vita, debbano restare dove si sono piantate quando sei nato. Everybody's gotta learn sometime.